non studiare per il voto. Ora, questa frase potrà sembrare sicuramente strana a chi, come me, si alza tutte le mattine per andare a passare la mattinata sui banchi di scuola e sicuramente ha come obiettivo quello di terminare il prima possibile l'anno scolastico senza debiti o bocciature, che non farebbero altro che aumentare le ore passate su quei banchi. Tu, come si fa a non studiare per il voto? Tre consigli che mi sento di darvi. Il primo, pensate alla cultura come un bene da condividere. Quindi non studiare pensando alla verifica, poi fare la verifica e dimenticarsi di tutto quello che si è studiato precedentemente, ma utilizzare la cultura come argomento di discussione. Quindi parlare con le persone che ci circondano, parlare con i propri compagni di quello che si è studiato, parlare delle proprie opinioni in merito. Perché cultura non significa solamente sapere le date della storia o sapere perché di quel movimento letterario è nato in quei particolari anni, ma significa farsi una visione più approfondita e più completa sul mondo che ci circonda e saper accettare anche punti di vista differenti. Quindi condividere quello che si è studiato è il primo passo per rendere vivo quello che si studia. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di studiare più di quanto l'insegnante vi dice. In ogni caso studiare di più garantisce un risultato migliore, ma a prescindere dal risultato una studiata superficiale non fa altro che creare grande confusione. Andare invece a cercare le particolarità permette di completare la propria visione e poi io credo che più una persona conosce, più ha possibilità nei momenti di difficoltà a scuola di cavarsela. Infine, il terzo consiglio è quello di studiare collegando le materie, quindi non dividere le materie per argomenti stagni, da una parte letteratura, da una parte filosofia, da una parte storia, ma collegarle tutte insieme.